Questo primo anniversario che arriva dopo un anno denso di eventi. Certo, sì, un anno, un 2016-2017 che ha visto Casa dell'Energia teatro di tantissime manifestazioni, tantissimi partner, tantissime nuove conoscenze si sono formalizzate durante questo periodo e adesso, oggi, c'è il coronamento di questo viaggio. Come dire, quando ho iniziato la gestione nel 2016, a fine 2016, non credevo che questo progetto fosse così apprezzato dalla città e ci fosse un seguito così accurato. Quindi oggi sono contento e ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto fino a questo punto. Ecco, un luogo che nei progetti, come si dovrebbe ulteriormente sviluppare secondo voi? Sì, adesso abbiamo una cosa importante, cioè quello di creare un punto direttamente collegato con la biblioteca di Arezzo, quindi avere una serie di manuali, circa 500, che sono consultabili con lo stesso metodo della biblioteca pubblica di Arezzo e che quindi attrarranno ulteriormente un pubblico culturale e letterario qui a Casa dell'Energia. Oggi, per questo primo anniversario della gestione della Casa dell'Energia, risuonerà ancora la famosa sirena della Bastanzina? Sì, risuonerà perché io l'ho conservata. Lui era il proprietario e io l'ho conservata e quindi diciamo che ancora c'è e ancora resiste, perché sono cose quelle che resistono, perché le cose della Bastanzetti erano cose che resistevano. Sì. Niente, io guardo quella sirena e ricordo quando da bambino c'era l'operaio ha detto alla sirena, mi prendeva in collo ogni tanto quando venivo qui a trovare mio padre e mio nonno, e mi prendeva in collo, io pigiavo quel bottone, mi sembrava di essere chissà che. Eh sì, lì poi ti ricordi che tutti rimettevano l'orologio, quindi sì. Questa è stata per tantissimi anni diciamo l'orologio di Arezzo. Praticamente ora ci sono le campane, però allora c'era la sirena della Bastanzetti, poi suonava quando si andava a mangiare, poi suonava alle 2:30 quando si rientravano gli operai a lavorare, e quindi mi ricordo perché la sentivo, perché io nel 1965 ho aperto il negozio qui vicino, in via Bernardo Dovizi, e di lì la sentivo. Ma si sentiva un po' in tutta Arezzo. Sì, 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 chiaro. Sì, Arezzo, sì. Certo, non Arezzo di ora, ma l'Arezzo di quei tempi lì. Sì, è tutta Arezzo. Rimettevano l'orologio. Sì, 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 è vero, è vero.